Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video recensione della nuova Olympus OM1, un nuovo modello appena uscito da pochi mesi. Ce l'ho qui tra le mie mani e come potete vedere ce l'ho qui in un contesto di natura, perché secondo me questa macchina qui, ragazzi, è la macchina adatta per chi fa fotografia naturalistica, per i fotografi avventurieri, perché è tutta tropicalizzata, ma non per modo di dire, ma veramente. Infatti è con la certificazione IP53. Sia la macchina che la lente sono tropicalizzate, quindi oggi il mio primo shooting in assoluto con una micro 4 terzi e con una Olympus. L'ho presa ieri a Hollo Store e posso garantirvi che già ora ho fatto un primo studio iniziale e già mi trovo a casa. Ho già imparato tutti i menu, ghiere, tasti, ci sono delle funzionalità veramente interessanti e quindi in questa recensione andremo a vederle insieme per valutare se questa può essere la macchina che fa il caso vostro, sì oppure no. Partiamo innanzitutto, ragazzi, dall'aspetto esteriore. Veramente piccola e leggera, è una micro 4 terzi, quindi un sensore parecchio piccolo. Infatti le ottiche bisogna applicare il fattore di moltiplicazione per 2, quindi io ho un 20mm f1.4 e in realtà ho un 40mm. A livello costruttivo, ragazzi, come vedete è tutta tropicalizzata e troviamo il monitor che è completamente orientabile. Infatti abbiamo anche delle prestazioni video parecchio interessanti che le vedremo a breve. Troviamo tutti gli ingressi necessari per microfono, cuffie, HDMI, USB. Questo USB-C è molto interessante perché infatti possiamo anche caricarla sia quando è spenta ma anche mentre stiamo lavorando. Da quest'altro lato troviamo un ingresso per il telecomando per scattare da remoto. Qui troviamo due slot per le memory card, le classiche SD. Mirino elettronico, slitta per i flash, qui ci sono varie ghiere, c'è una ghiera posteriore e una ghiera anteriore, tasto di scatto, tasto per la ripresa video rec, compensazione dell'esposizione, qui la classica ghiera di tutte le varie modalità di scatto, qui accensione e spengimento e anche da qui possiamo regolare altri parametri come il tipo di scatto, se singolo, continuo, autoscatto, flash e da qui la modalità della messa a fuoco. Mentre di qua troviamo un altro tasto per mettere a fuoco, quindi i back button focus, un joystick per andare a regolare varie impostazioni come ad esempio il punto di messa a fuoco. Da qua accediamo a tutto il menu, il display ovviamente è touch, quindi andando a pigiare sopra possiamo cambiare i vari parametri. Qui abbiamo il tasto per andare a rivedere gli scatti che abbiamo realizzato, tasto cestino, e da qua possiamo accedere al menu che è veramente semplice e intuitivo. Il menu possiamo scorrerlo dalle ghiere anteriore e posteriore per cambiare le varie pagine del menu. Allora, il sensore, ragazzi, c'ha 20 megapixel, ma possiamo arrivare a scattare anche a 50 e 80 megapixel. Infatti abbiamo un'impostazione parecchio interessante, ve la voglio mostrare subito. Scatto alta risoluzione, quindi andiamo nella pagina 2 del menu delle foto, scatto alta risoluzione e dopodiché andiamo a mettere acceso, che c'è sia per scattare sul cavalletto che a mano libera. Quindi andando a mettere a mano libera arriviamo a poter scattare a 50 megapixel e possiamo scegliere solo JPEG oppure JPEG più RAW, mentre invece se andiamo ad attivare sul cavalletto si dà la possibilità di arrivare fino a 80 megapixel. Quindi non lo vedrei come un limite il fatto che il sensore arriva a 20 megapixel, perché grazie a questa funzione possiamo arrivare fino a 80 megapixel, quindi andare a fare dei file veramente enormi. Ecco, ho fatto uno scatto, ragazzi, e come vedete qui in basso a destra c'è scritto 50m, quindi è 50 megapixel, se vogliamo ricordarci a quanti megapixel abbiamo scattato. Quindi mi raccomando, mano ferma, e mentre invece mettendolo sul cavalletto arriviamo fino a 80. Altra funzione interessante è quella della ripresa ND Live. Un po' il messaggio che passa da questa macchina è quello di poter andare in giro in situazioni estreme, come ad esempio quella di oggi, che non è di certo super estrema, però magari siamo a fare una giornata di trekking, una giornata in escursione, e quindi non possiamo portarci grandi zaini con cavalletti, filtri, e quindi la macchina ci consente di scattare a mano libera grazie alla stabilizzazione del sensore, e possiamo anche andare a fare delle lunghe esposizioni a mano libera grazie ai filtri ND integrati. Vedete? Riprese ND Live, andiamo a premere qua, mettiamo su acceso e possiamo scegliere da ND2 fino a ND64. Possiamo vedere già in anteprima come verrà la nostra lunga esposizione. Quindi vado a mettergli ad esempio un secondo di tempo e io già da qui posso vedere come verrà il mio scatto a livello di scia della cascata, a livello di effetto seta. Ed ecco qua la foto, ragazzi.
scatto nitido, grazie alla stabilizzazione mi va a compensare magari dei micro movimenti e mi fa l'effetto seta a mano libera. Proseguendo nel nostro menu troviamo stacking messa a fuoco. Non mi dà la possibilità qui perché l'obiettivo non è supportato, però ad esempio nella fotografia macro, quando vogliamo avere una profondità di campo più estesa, allora possiamo attivare questa opzione e ci farà vari scatti permettendoci di avere una profondità di campo più estesa e non avere lo sfocato. HDR ci consente di fare varie immagini che poi vengono unite tra loro direttamente in macchina se vogliamo scattare in situazioni di alto contrasto, quindi magari abbiamo paura di perderci dei dettagli nelle ombre oppure nelle alte luci e abbiamo la possibilità di avere più impostazioni, oppure ci consente di fare più immagini con una differenza di esposizione e poi nel nostro software di editing potremo andare a unirle. Per quanto riguarda l'autofocus abbiamo varie impostazioni interessanti con l'intelligenza artificiale, come ad esempio l'individuazione del volto e degli occhi, in più volto e occhio sinistro oppure volto e occhio destro, quindi se abbiamo delle preferenze nel ritratto possiamo già impostargliele. Quindi vado a mettere volto e occhi. Andando nel menu dell'autofocus troviamo anche altre impostazioni oltre al rilevamento del volto e degli occhi. Andiamo al rilevamento soggetto e troviamo auto e motocicli, aerei ed elicotteri, cani e gatti, uccelli e treni. Questo è veramente interessante per chi appunto fa fotografia naturalistica oppure fotografia sportiva oppure fotografia urbana, ma comunque di soggetti in movimento, e grazie all'intelligenza artificiale questa macchina ci dà una grossa mano per riuscire a congelare il nostro soggetto. Infatti, a proposito di congelare il soggetto, ragazzi, voglio farvi vedere un'altra cosa. Dello scatto in sequenza possiamo arrivare fino a 120 fps. Questo è veramente interessante se vogliamo congelare ad esempio il battito di ali di un uccello, mi viene in mente. Cambio location, ci siamo mossi nel canyon, ora siamo davanti a questa mini cascata. Meglio di nulla, ragazzi. Ora andiamo a vedere la parte video. Infatti questa macchina ha delle prestazioni parecchio interessanti, ragazzi. Gira internamente fino a 4K 60 fps, 10 bit, il log, quindi veramente utile per chi vuole fare un lavoro abbastanza professionale. Il sensore è stabilizzato su 5 assi e in più c'è anche una stabilizzazione digitale, quindi ecco un test della resa video sia sotto l'aspetto di qualità che di stabilizzazione. Super apprezzato il monitor, che possiamo flipparlo, ad esempio se volessi anche fare un vlog potrei vloggare senza grossi problemi perché è veramente leggera la macchina, quindi non ci stanca il braccio. E ora voglio testare sotto l'aspetto di stabilizzazione camminando, in una situazione che non è così semplice, ragazzi. Infatti siamo su dei sassi, quindi non è in piano ma è tutto un po' sfarzato, no? Quindi non è semplice camminare qui, quindi vediamo la stabilizzazione. We'll be right back.
seconda location, luogo di mare, voglio fare qualche lunga esposizione sfruttando sempre l'impostazione del filtro ND integrato. Quindi vado a mettergli ripresa ND live, vado a mettergli ND64 e vado a fare uno scatto di 5 secondi per fare effetto seta stavolta con il mare. Ora ragazzi facciamo un po' di ritratti qui ai mare, siamo più aperti, riusciamo a muoversi meglio, più opzioni, quindi scatti di ritratto con questo obiettivo 20f1.4, quindi un'ottima apertura di diaframma per fare dei bei ritratti con bel bokeh. Vediamo se effettivamente riusciamo a staccare bene il soggetto dallo sfondo con questo sensore micro 4 terzi. Ora voglio testare di nuovo la funzione HDR andando a mettere l'opzione di alto contrasto per vedere un po' se riesco a tirare fuori i dettagli sia qui della spiaggia che del cielo, che ora c'è questo tramonto quasi blue hour. Abbiamo aspettato che calasse un po' il sole, ora c'è la blue hour, è quasi notte. E ora ragazzi voglio farvi vedere un'altra impostazione veramente interessante, un'altra funzione veramente interessante di questa macchina, e cioè il live composite. Quindi andiamo alla pagina 2 del menu della macchina fotografica 2, quindi della fotografia, impostazioni bulb time comp, attiviamo posa B e da qui possiamo regolare tutte le impostazioni del live composite. Dopodiché ovviamente andiamo a mettere su posa B qui la nostra macchina. In questo modo vedremo in anteprima mentre stiamo scattando le scie luminose durante la fotografia notturna con le lunghe esposizioni. Siete? Vai. Venuto? Sembra più una forma pallida, però vabbè. Ottimo. Ce l'abbiamo. Carina. Prima di andare in strada a scattare le scie luminose delle macchine, e dato che ora è diventato buio, vediamo come si comporta questa macchina con gli alti ISO, quindi con scarsa luminosità. Dato che è la paura di molti che col micro 4 terzi si abbia un rumore parecchio accentuato con gli alti ISO. Ora siamo pronti a mettere in azione live composite qui sulla strada lungomare, quindi lunga esposizione e vediamo di fare una bella scia luminosa con le macchine ragazzi. Eccoli. Bene, finisce anche il test con scarsa luminosità ragazzi, è stata una giornata veramente all'avventura, abbiamo spremuto al massimo questa nuova Olympus OM1. Vi puoi vedere anche le foto con gli alti ISO per farvi un'idea del rumore, ovviamente possiamo sempre ridurlo in post produzione. Vi lascio come sempre il link in descrizione per poterla acquistare. Fammi sapere le vostre opinioni qui sotto con un commento, più già iscriviti se ancora non siete parte della community di Holo Store, e vi rimando a quest'altro video, un'altra recensione sui campi.